giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione italiana, le leggi della Repubblica, l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini. Non è stato un insediamento come gli altri, quello a cui si è assistito nel pomeriggio di ieri a Sala Consilina. L'emozione e la gioia per il momento che stava vivendo il neoeletto sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano, era evidente nella sua voce, ma anche negli occhi della sua famiglia, partendo dai genitori, così come la sorella e naturalmente sua moglie e i suoi figli. Tantissime le persone che hanno raggiunto l'aula consiliare del comune di Sala Consilina, dove Domenico Cartolano, dopo anni in cui ha rivestito il ruolo di assessore, vice sindaco e consigliere comunale, nella serata di ieri è arrivato nell'aula consiliare per sedersi sullo scranno più alto destinato al primo cittadino. Un momento di forte emozione si è vissuto quando, con la fascia tricolore addosso, ha prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione italiana, dopo aver rivolto il suo appello accorato all'intero Consiglio Comunale e a tutti i consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, affinché insieme si lavori per il bene della comunità. Seppur ci saranno screzi e dissapori inevitabili per il neo sindaco Cartolano, dovranno essere superati con capacità di confronto ed intelletto per il bene della comunità rappresentata e dunque di tutti gli elettori. Un appello accolto anche dal capogruppo di minoranza Michele Galiano, che ha assicurato la sua disponibilità al confronto, chiedendo nel contempo di non sottovalutare il ruolo della minoranza consiliare nelle scelte. Un pomeriggio di emozioni vive e sincere che hanno assalito il primo cittadino, che dal canto suo è pronto a dare inizio al nuovo corso, senza però dimenticare e ringraziare chi lo ha preceduto alla guida della città, lanciando dunque un importante segnale distensivo per il bene di Sala Consilina. Per un amministratore fare il sindaco del proprio comune è la massima aspirazione, il massimo risultato che si possa raggiungere. È un'emozione immensa vedere i miei familiari, pensare a chi non c'è più, che ci guarda dall'alto. È tutto molto bello, ma questa affermazione, questo successo non ci deve far cambiare l'atteggiamento, anzi ci deve riempire di responsabilità, perché il risultato è stato importante e questo non deve farci essere umili, anzi dobbiamo essere ancora più umili, pancia a terra e lavorare, 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 perché Sala Consilina ha bisogno di una svolta. Non pensando al passato, anzi saluto chi mi ha preceduto, Cavallone, Ferrari, Colucci, tutti i sindaci che mi hanno preceduto, va rispettato le istituzioni. Adesso bisogna guardare avanti, dare il proprio impatto e soprattutto, io ho detto ai miei colleghi, bisogna essere un gruppo, una famiglia. Sicuramente ci saranno il confronto, ma ci deve essere lealtà e umiltà. Se c'è lealtà e umiltà possiamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, altrimenti sarà un fallimento.